Siamo fotografi. Siamo videomaker. Sì. E ma oggi stupidi. Tu Nico. Foto nerd. Luca Forti. Luca Forti. Luca Dondossola. Luca Forti. Un podcast per tutti. Tranne per Luca Dondossola. Attenzione! Puntata 104, quindi la 104 non c'è Luca Dondossola. Esatto. Chissà come mai Luca Dondossola non c'è alla 104. Cosa? Non si fanno queste cose. Cosa? No, è puntata numero 104 e alla 104 non c'è Luca Dondossola. È vero, oggi ha giocato quella carta. Esatto, Luca Dondossola, ti salutiamo con tanto affetto e anche un po' di affettato. Evidentemente è chiaro che non hai il fisico per affrontare una fiera e poi registrare un podcast, ma va bene così, ci piace lo stesso, ti vogliamo bene. Non c'è Luca Dondossola e quindi c'è Luca Forti, bentornato. Ma grazie, vedi, cioè quello vecchio alla fine invece ha retto, esatto, le fatiche della fiera ed è qui a sostituire Luca Dondossola. Quello che vi dico subito è che credo di aver bisogno di un po' di rodaggio perché ho fatto soltanto la puntata 100 e... ti serve un po' di rodaggio? Rodaggio o un po' di rodeaggio? Credo più rodeaggio. Sì, perché effettivamente ti sento molto bene, Luca Forti, nonostante tu abbia bisogno di rodeaggio. Eh sì, perché grazie ai nuovi microfoni Rode. Sì, un giorno finiremo benissimo le parole comunque con Rode. Cioè, secondo me ce ne sono un sacco. Comunque, perché lo sentiamo così, sì, bene? Grazie a Rode che ha deciso di sponsorizzarci con appunto dell'attrezzatura professionale, perché è chiaro che prima di Rode bisogno, il nostro audio facesse schifo. E quindi grazie a Rode che ci ha dato un Rodecaster, cioè un dispositivo professionale per registrare i podcast che stiamo usando appunto adesso. Così come anche ci ha fornito di microfoni Rode NT1 super professionali a cardioide che permettono a voi di sentirci molto bene e in maniera molto profonda, ma un po' meno profonda oggi perché non c'è Luca Dondossola. Quindi Luca Forti, tu hai una grandissima eredità a livello culturale da portare avanti, ma secondo me conoscendoti gli fai il cucchiaio. Luca Dondossola. Allora, sulla voce ho dei dubbi, proverò a essere un po' più profondo se volete, però no. Mi sento più a mio agio a parlare, cioè, ma certo, ma certo, siamo pronti. Sì, una gricia, due spaghi, cose che basta, Ricky, basta. Ti prego. E anche perché Luca, tu sei di Roma, cioè originario di Roma anche se vivi a Milano, ma confermami che sentire un milanese parlare romano è terribile. Abbastanza. Sì, ma vabbè, come quando io provo a dire delle parole milanesi, figa, penso sia la stessa cosa. Esatto, figa. Non lo volevo dire, ma lo posso dire. Uè, figa. Esatto, esattamente. No, non funziona. Non si vede. Lo so. Allora, oggi puntata 104, quindi per la mia fantastica rubrica parliamo 2000. Del 2004. Ma scusa, non c'è Luca Dondossola? La facciamo lo stesso? Certo, perché così io dovrò sempre dire Hilary Duff. No, in realtà secondo me tu hai molte più possibilità, esatto, di indovinare brani rispetto vincere a Luca Dondossola. Non lo so, perché però, essendo di un'altra generazione, esatto, magari ascoltavo altre cose, esatto, vedevo altre cose. Luca Forti, vediamo. Tu nel 2004 avevi già 32 anni o di meno? Cominciamo malissimo. Aia. Cominciamo malissimo. No, ne avevo già 35. Io allora nel 2004 io avevo 14 anni. Io tu 13. Nico 13, Luca Forti tu ne avevi 26? 21. Ah, quindi aveva già passato la fase. Cioè io a 13 anni era già maggiorenne. Io a 13 anni avevo cominciato. Cosa? Cioè, no, cosa? Nel senso, cosa vuoi dire? Cosa avevi cominciato? Vuoi salutarmi? No, esatto. Salutiamo Luca Forti. No, avevo cominciato a capire che, cioè, comunque, cioè, ci sono i delle maschi hanno il pene, le femmine vita, la vagina, esatto, cosa? Non proprio, cioè, più su capito? No? Cosa? Le cose come. È come l'obiettivo entra nella baionetta. Ah, cioè, ok, va bene, tutto chiaro. Io l'avevo già capito a 11 anni, ma era un po' precoce. Okay, va bene. Dunque, allora è il momento del quizzone in edizione speciale. Voglio vedere come si comporta Luca Forti. Ma aveva 21 anni, già suonava il rock, faceva già un po'. Suonava il rock. Faceva un po' l'alternativo. Vi dico subito che la prima canzone sicuramente l'avete sentita, ma secondo me da indovinare è molto difficile perché anch'io la conosco benissimo, ma così non mi veniva subito l'artista, no? Perché poi purtroppo è un artista che è completamente sparita. Purtroppo. Quindi andiamo con la prima, siete pronti? Sì. Siete prontissimi? Hilary Duff. No. Avril Lavigne. Ritornello!
Giorgio, oh, oh, oddio Nico, ovviamente. Cioè tu sei l'uomo gatto, è incredibile. Ma ho anche aspettato per dare un po' di spazio a Luca. Però vedi, questo genere qua è bellissimo, io mi manca un sacco. E lo so, ma noi eravamo nel momento in cui scoprivamo, capito, cioè la nostra pubertà. Esatto, e c'era Giorgio, che era anche una bella... No, però Giorgio era uno dei grandissimi esempi, cioè una dei grandissimi esempi, scusate, del tipo di outfit che potevi trovare a quei tempi. Esatto. Jeans super vita bassa, esatto, pancia scoperta. Esatto. Che gli zaini dell'Eastpak. Esatto. O della Seven. Esatto. E le Vans. I pantaloni dell'Energy. Esattamente. Pantaloni dell'Energie. Energie, okay. Esatto. E cioè io adesso, se ripenso ad avere la pancia scoperta, meglio di no. Beh, allora, no. Esatto, oggi comunque 21 settembre volevo comunicare a tutti che ho spento la programmazione dell'aria condizionata, assolutamente. Grazie. Non deve più accendersi. Un grande giorno. E soprattutto ho messo i pantaloni lunghi. È vero. No, cioè per la prima volta, no? E non ho ancora messo la canottiera sotto la maglietta, ma secondo me domani arriverà. Ma perché oggi è cominciato l'autunno ufficialmente. È vero, comunque. Oggi è esatto, stizio. Esatto. Quindi grazie autunno, perché mi sei mancato tanto. Io uso ancora i fantasmini, ma domani me ne pentirò, perché per avrò già mal di gola, cose, problemi, mal di schiena. Vabbè, comunque. Ok, andiamo alla seconda, che la seconda, se non la conoscete, vi spacco, perché è una canzone che effettivamente è un po'... ma neanche troppo zarra, però nel 2004 ha fatto un boom della Madonna. Andiamo. Minchia, sei zarrissima. Hilary Duff. No. Stavo, mi hai anticipato. Dai, tu ci puoi arrivare. Ma no, la conosco perfettamente. Tra l'altro, l'artista è svedese, così per dirne una. Ah, quindi la pronuncia cambia. Non ne ho idea, io so la pronuncia italiana, ma in svedese non ne ho idea. Sarà Erik Pritz. Esattamente. Pianuo. No. No. Vabbè, Piano è tan 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 tan. Sì, sì, tan, esatto. Tan, vabbè, tan, allora tan. Questo è Colon Me. Sì, sì. Che tra l'altro, questo brano qua, per i più, non vorrei dire anziani che ci ascoltano, ma quelli che hanno, come dire, un'età elevata, avranno capito che questo brano del 2004 mm-hmm. contiene in realtà un campionamento della canzone Valerie, che è una canzone di Steven Winwood del 1982. Incredibile, tratta sei tutto strange. Tratta dall'album Taking Back to the Night, che tra l'altro una curiosità interessante di questa canzone è che Prydz ha campionato il brano e l'ha fatto sentire a Winwood, che è rimasto impressionato del suo lavoro e ha detto: sai che c'è? Famo una bella roba. Ci ha proprio detto così: famo una bella roba, ti registro io nuovamente il campionamento, così possiamo, come dire, mixarlo meglio con l'idea del brano che hai fatto. Quindi ha riportato in auge un brano dell'82 in maniera un po' più moderna, ma con il supporto dell'artista originale. Quindi tanta roba. Figata. Sì. Ma quindi gli svedesi campionano e rifanno. Sì, cioè, gli svedesi campionano e rifanno, più o meno, sì, no, però cioè, vabbè, Prydz, secondo me, nell'ambito, diciamo, progressive house, EDM, così, è un artista che io apprezzo tantissimo, che ha aperto tanti progetti, tra cui anche Prida, e io vi invito ad andare su Spotify, Apple Music, quello che volete, a cercare un po' di brani, appunto, di Erik Prydz sotto il nome di Prida, quindi Prydz, perché è un tipo di progressive house moderna, chiaramente, ma molto anche chill out, molto con dei suoni molto ricercati. Vabbè, Piano è un esempio che hai fatto tu di Erik Prydz, è una canzone che ha fatto successo qualche tempo dopo, ma Prida secondo me ha fatto delle robe pazzesche. Vi invito ad andare ad ascoltarle. Questo e da Radio 105 è tutto. E da Linus è tutto. Ciao, no, allora, ok, la prossima canzone è molto più facile da indovinare e credo che sia una delle mie canzoni preferite di sempre nella ma lista delle, certo, top 100, esatto, di sempre. Cioè tu ce n'hai una preferita per ogni puntata, fammi capire. Sì, cioè io ho praticamente una serie di canzoni preferite della vita, che credo che sia una lista di 100, sì, canzoni, ok. Questa rientra tra le mie 100 preferite, assolutamente. Allora, non sono gli U2, ma sono gli U2? Però non è... È una delle più belle canzoni degli U2, secondo me. Che usciva nel 2004. No, non è Beautiful Day. No. Questa l'ho persa. Tu non... No, non mi ricordo il titolo. Non mi ricordo. Questa è City of Blinding Lights.
degli U2, meravigliosamente Bono, bella. Bono Vox. Recuperatela perché è veramente. Che fine hanno fatto gli U2, tra l'altro? Boh. E no, sono stati odiati inevitabilmente con quando hanno deciso, quando Apple ha deciso di mettere il loro album è vero, è verissimo. Un iPhone. È verissimo. Per chi non sapesse quello che sta dicendo Nico, praticamente qualche anno fa Apple, tra l'altro, scusa se ti interrompo, io ieri ho cancellato quell'album ieri, perché mi ero veramente rotto. Qualche anno fa, esatto, per chi non lo sapesse, Apple aveva deciso questa cosa strana, forse per far provare la qualità audio lossless, non lo so, non mi ricordo bene, ma qualche anno fa con l'iPhone 6, 7, non mi ricordo più, aveva regalato un album degli U2 a tutti gli utenti Apple indistintamente, e quindi tu ti trovavi obbligatoriamente questo album dentro all'iPhone. Tra l'altro erano usciti un sacco di meme perché era forse l'ultimo iPhone che aveva il taglio da 16 giga. Può essere. Ancora. E quindi ti occupava tipo 12 giga, esatto, perché era in flac. Pazzesca, esatto. E tu, ma... io non li voglio, io non ho tempo. Esatto, meraviglioso. E quindi sono stati un po' odiati. Però vabbè, nel senso, gli U2 hanno fatto la storia della musica. Sì. In realtà gli U2 che conosciamo noi, come... lui probabilmente conosce gli U2 un po' quelli di tempo... precedenti. Esatto, esatto. Perché hanno fatto... 3 o 4 generazioni fondamentalmente. Sì, più o meno sì. Musica. Bono Vox ha sempre 29 anni in realtà. Esattamente. E niente, vabbè, adesso probabilmente fanno i mega concertoni tipo i Coldplay ogni tanto e basta. Però non credo che producano ancora molto. Non so, io non li ho più sentiti e la cosa mi dispiace molto. Ma un artista che continuo a sentire, ma soprattutto a vedere in maniera sgargiante, è il prossimo, che sicuramente conoscete subito perché nel 2004 è uscita... Questa non era Need for Speed. No. Ma non è Still Dre. Questo è solo Snoop Dogg. Ok, lo so anche il titolo. Con un qualcun altro però, non era da solo. Dai, con chi è che faceva sempre le canzoni? Quell'anno lì l'artista che ha fatto la canzone con Snoop Dogg, questo qua, era tipo in tutte le canzoni. Cioè in tutte. No, era in tutte le canzoni. Vabbè, allora Eminem a caso? Sì, ha fatto proprio, cioè questo artista che sto dicendo è comparso in tipo ogni canzone di ogni genere. No. Oddio, vabbè, il titolo Dai. È Drop It Like It's Hot. Esatto, okay, sì. Ma non mi ricordo come. Featuring Pharrell Williams, ovviamente. Pharrell Williams, che c'è, che fine comparso. Ha fatto, beh, no, lui c'è tipo, credo che faccia ancora, non so, è una sorta di dio della musica che compare in ogni roba, non lo so. No, non credo, perché allora, vabbè, ha fatto Because I'm Happy, che vabbè, è diventato super sì, virale. Che ancora, per alcune persone è ancora una nuova canzone, a quanto pare. Esatto, ma mi ricordo che c'era stata c'era stata una causa in atto con l'altra canzone, quella con quel tizio che tipo sembra Tony Stark ma non lo è, quella dai dove, cioè ci ricordiamo ovviamente il videoclip, cosa, quale, dai, sono stati Pharrell Williams e l'altro tizio che adesso non mi ricordo, sono stati citati in causa perché hanno rubato il campionamento di un brano di questo famosissimo videoclip, dove ci sono due versioni, ovviamente una versione clean e una versione dirty. Ah, Robin Thicke. La causa persa contro Gaye. Esatto, perché vabbè, per Got to Give Up. Esatto. Il brano plagiato. Brano plagiato, però ci ricordiamo tutti il video, no? No. No, non so, io mi ricordo, io onestamente mi ricordo di lui solo per il video. Esatto, cioè c'è una famosissima attrice, influencer, modella. Io scusatemi, ma mi ricordo solamente il video di Satisfaction. Sì. E di Call On Me, che vi ho detto prima, che vi ho dimenticato di dirvi del video. Call On Me, che c'era anche Call lì, On Me c'era un video che dovete vedere, secondo esatto, me. Esatto, ma c'era un ottimo outfit lì presentato. Non c'era un outfit. No, c'era un outfit bellissimo. Che adesso sta riprendendo e grazie, okay, grazie moda, sì, moda per non avere questo outfit. Ovviamente questo contenuto è consigliato agli uomini eterosessuali, lo specifico. È vero, oggi ti posso salutare di persona, cioè se dico qualche minchiata, ciao, puoi picchiare. Io puoi solo dire ciao in diretta. Esatto. Vabbè, comunque ringrazio Emilio Ratajkowski per aver partecipato al video di rata. Pharrell Williams. Esatto. Rata, veramente. Non ti basta una rata per no, cosa? Però ringrazio, no, nel senso, assolutamente. No, certo. Bene, andando avanti, allora torniamo mi a qualche ritornando ai 13 anni. A qualche comunque singolo auseggiante, perché nel 2004 usciva quest'altra canzone che anche questa rientra nella mia top 100 preferite, che secondo me di episodio in episodio diventeranno top 1000, perché forse sono più di 100 le mie preferite di sempre. Eccola. Ok,
Non potete non averla mai sentita. No, sentita, sentita sì, sicuramente. Però ripeto, io sono fuori da questo genere di musica, mi dispiace. Questa do forfè anch'io. Tu sei più da Franco Battiato, Luca? No, io sono più da Smashing Pumpkins, Pearl Jam, giusto, giusto. Nirvana e quella roba. The world is a questa vampire. Era esatto. Ok, questa era Lola's Team degli Shapeshifters, che è un duo britannico che ha esordito con questa canzone nel 2004, ha fatto un successo spaventoso. Tra l'altro questo è cantato insieme alla cantante soul Cookie, e Lola's Team prende il titolo da il fatto che uno dei due che l'hanno prodotta stava componendo questo motivetto. La moglie è arrivata, fa: bellissimo questa canzone, mi piace un sacco. La sua moglie si chiama Lola e quindi l'ha chiamata Lola Steam. Però la curiosità di questo brano, secondo me, è che, a parte il fatto che è un altro brano che include un campionamento di un altro brano del passato, che è di What About My Love di Johnny Taylor, sempre dell'82, 2004 è l'anno dei campionamenti dell'82. Ma perché mi sa che erano appena stava arrivando quella moda 80. Lì. Ah, ok. Ma sì, la cosa secondo me più interessante di questo brano è che quando uscì nessuno si aspettava il successo che poi ebbe dopo, tant'è che all'inizio questo brano uscì sull'etichetta abbastanza indipendente che si chiamava Nocturnal Groove, ma poi Lola Steam riuscì a vendere così tanto che l'etichetta non riusciva a gestire le vendite, i soldi, non aveva esperienza, e quindi Sony passò tutto a Positiva Records, che all'epoca era un'altra etichetta molto più grande nell'ambito della musica house, quindi questa è una cosa così molto interessante che spiego a chi non è da Smashing Pumpkins e robe del genere, ma magari più. 2000-2004 erano gli anni in cui i primi PC potevi, cioè tipo era molto computer music nel sì, senso, ma anche già prima volendo in realtà. No, lo so, però era gli anni di Cubase, di tutti, era gli anni, capito, di Cubase, di Fruity Loops, di Ableton, potevi i sequencer, sì, pazzesco. Fiego. Bene, il prossimo sicuramente lo conoscete, che non è ditemi l'ultimo, di no. No. Non è finita? Quasi finita, è quasi finita. Eccolo qua, nel 2004 usciva questa. Lenny Kravitz, sì. Ah, wow. Sul titolo non lo so, ma però la conosci. Kravitz, sì. Il titolo, Nico, è il titolo. We run it. Esatto. E quale Nick l'uomo Kravitz, gatto. Quale Nick Kravitz. Comunque si vede che hai lavorato in radio per tanti anni. Sì, cioè, è vero, tu sei è avvantaggiato vero. Per questo. Sì, è ma vero, lavorato vero. A Radio Italia, cioè, non c'era Nick solo Kravitz. Musica italiana. Vabbè, oh. Non c'era Lenny Kravitz, però va bene. C'era Lino Cravuzza. Faceva dove le cover. Stiamo correndo, tipo, esatto. Dove stiamo correndo? Tra l'altro c'è un bellissimo brano, non di un artista che in questo momento non mi viene in mente, che è tipo scandinavo. Ok. Che si chiama Dove Andiamo. Ok. Ed è inglese. Ok. Cioè lui canta di solito in inglese o sì? in... E l'ha cantata in italiano? Ce l'ho, sì, sì, mica. Sì. No. È no. Tipo degli anni '80. È un band. È simile. Il nome è simile a Ben Harper. Non è mica lui, allora. No. Ma si chiama tipo. No, ma fa un sacco ridere. Ah, no. Si sta aggiornando. Sto aggiornando ufficialmente in diretta. Ah, non iPhone. Puoi cercare sul tuo iPhone perché stai aggiornando, chiama, adesso. Ma fa un sacco ridere perché proprio. Cioè, si vede che si è impegnato con i testi in italiano. Parla di un gabbiano. Non è povero gabbiano. Ma guarda, esatto. Ho davanti a me un computer, ma non lo cercherò. No, non mi interessa. Dove andiamo? Fa un sacco ridere perché proprio. Cioè, si impegna. Vabbè, comunque. Vabbè, comunque quello che ecco, quello che molti di voi non sapranno, anzi sicuramente voi due non sapete, poi magari un paio di persone tra le 25.000 che ascoltano il podcast lo ricorderanno, è che nel 2004 usciva la canzone questa qua di Lenny Kravitz che abbiamo appena ascoltato, ma qualche mese dopo, per i più tamarri, uscì una versione house di questa canzone fatta da un artista che si decise di chiamarsi LK, ok, ed era questa. 3, 2, 1, yeah! Papete, mi sentite? Esatto, è andata proprio così. Eccola qui. Questi sono gli inizi della dubstep. Skrillex. No, questa era Skrillex ancora house. Skrillex l'ha ascoltato e ha detto, adesso comincia. Se siete dei rocchettari classici, adesso vi stanno piangendo le orecchie.
Se siete un po' più tamarri, questa è la versione house di Running, di Where Are We Running, chiamata Running di LK, che è anche lì che fantasia, ti chiami LK, che sono le iniziali di Lenny Kravitz, però vabbè. Ma secondo me c'era una sorta di dissing, di connessione, sì. Può essere, però era bella, cioè era piacevole da ascoltare in discoteca, secondo magari me. Magari è lo stesso Lenny Kravitz che voleva fare anche il tamarro. Certo, voleva confondersi. Va bene, siamo arrivati all'ultima canzone. Posso dire però che a 13 anni Lenny Kravitz ci ha comunque... ha creato delle aspettative altissime. Cioè? A livello di immagine. Cioè? E no, nel senso. Cosa? Tu a 14 anni, no? Sì. Avevi i poster di chi? Non Britney di Spears. Esatto. E dei Backstreet Boys. Ok. E di Giorgio, sì. Anche di Avril Lavigne. Molte persone del sesso opposto, giustamente, che in quegli anni, cioè... noi... Justin Timberlake. Esatto, ma anche Lenny Kravitz. Sì, 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 anche Lenny Kravitz, è vero, anche secondo capito, me. Quindi, che cioè... tra l'altro aggiungerei una nota poetica a tutto ciò, perché Leica ha fatto delle fotocamere in collaborazione con Lenny Kravitz. Sì, sì, ma sì, va, sì, a livello di design. Sì, anche la musica techno ha dato un omaggio grazie alla DJ Nina Kravitz. No, non c'entra niente. No, no, però no. Sì, Nina Kravitz è la sorella di Lenny Kravitz. Esatto, esattamente. Okay, non lo so, non ne ho idea, non credo. Però sì, comunque, beh, ma c'è anche una famosissima attrice che ha interpretato Catwoman nell'ultimo... Jojo Kravitz. No, scusa, l'ultima Catwoman. Nell'ultimo Batman. È la figlia di Lenny. È la figlia di Lenny? Sì, esatto. Ah, ok, vedi, cioè... Lenny ormai è diventato amico nostro. Bene, poteva, ciao, mancare, poteva mancare una canzone trash nella mia quizzone? No, e quindi l'ultima che vi dico del 2004 è proprio lei. No. Sì. No. Sì. È lei, è uscita nel 2004. Sì, e improvvisamente tutti parlavano l'albanese in quell'anno. Sì, tra l'altro parlavano di cose pazzesche. No, era un era tipo, non lo so, non mi ricordo. Secondo me era rumeno. Rumeno, sì. Era creata. Dai, indovina, Nico, dai. Eh no, allora è Dragostea Dintei, sì? Ma ci sono vari artisti. Questa è quella originale. Aiduci, quella. Che tra l'altro, Aiduci, voi dovete sapere che è molto divertente questa. Vabbè, si era creato comunque numero uno il problema, perché si era creato questa sorta di problema di copyright, perché Aiduci, sì, era l'originale. Sì, in realtà poi in Italia sono arrivati gli Ozone. Esatto. Esatto. Che vabbè, l'hanno importata e poi vabbè, c'era lo scandalo tra virgolette. Vabbè, tutti cantavano Dragostea Dintei, ovviamente soltanto il ritornello, certo. Però vabbè, fondamentalmente parlava di una storia d'amore, faceva, sì, il ritornello faceva delle allusioni. Il ritornello diceva: "Vuoi andartene, ma non mi porti. Non mi porti con te. Non mi porti. Non mi porti con te." Sì, non ma mi parlava porti. Di fare non mi sesso porti da con te. Parte. Non mi porti. Non mi porti con te. Il tuo viso e l'amore sotto il tiglio mi ricorda i tuoi occhi. Vuoi andartene, ma non mi porti. Non mi porti con te. Non solo mi questo porti, diceva? Non mi porti con te. Il tuo viso e l'amore sotto il tiglio mi ricorda i tuoi occhi. Maio i, maio o, maio a. Questa è la traduzione in breve della che, canzone. Che storia, allora, strappalacrime. Esatto, allora, storia strappa storie. Esatto, esattamente. No, perché era uscita tipo questa roba che la gente diceva: "Ah, ma lo sai di cosa parla questa canzone?" Dell'albero di tiglio, sì. Sotto il tiglio, esatto. Avevi 13 anni e credevi esatto. Esatto. Però ma anche adesso crede a tutto. Non è cambiato nulla. Tra l'altro vi invito a guardare, cioè vi invito solo per rendervi conto di alcune cose, però non andremo troppo a fondo in questa puntata, perché giustamente parliamo, questo è un podcast, no, di musica. Di musica, sì, esatto, assolutamente sì. Aiduci è ritornata a cantare, potete trovare su YouTube, vi basta cercare Aiduci e tipo Padre Piero. Padre Piero, assolutamente, la diocesi italiana ha invitato Aiduci a fare una canzone. Iduci o Aiduci? Aiduci, Aiduci. Okay. No, ma assolutamente ragazzi, cioè esiste, Aiduci, andate a cercare, è una canzone sulla religione, su Gesù, okay. Ed è fantastica. Bene, detto questo, finiamo la mia rubrica con gli eventi. Perché il 4 febbraio 2004 nasce ufficialmente. Cosa nasce, ragazzi, nel 2004? Sony Italia. No. No. Dannazione. Nasce ufficialmente
da un'idea di non lui, ma poi l'ha fondata lui, e allora loro gli Apple? Hanno fatto causa, e allora casino. La Next. Apple no. nel 2004. Ma che stai a di, Nico? Vive proprio su un altro mondo. Ma veramente. Nasce Facebook nel 2004. Faccia il creato libro. Inizialmente faccia come libro. Servizio gratuito universitario e successivamente ampliato a scopo commerciale. Il sito, fondato nell'Università di Harvard da Mark Zuckerberg, Edward Severin, Andrew McCallum e Dustin Moskovitz con Chris Hughes, ok? Uh-huh. Era originariamente progettato esclusivamente per gli studenti di quell'università, ma fu presto aperto anche agli studenti di altre scuole della zona di Boston, così come poi esteso alla Stanford, e successivamente fu aperto agli studenti delle scuole superiori e poi bla 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 a chiunque dichiarasse di avere più di 13 anni di età. Ad oggi Facebook è il terzo sito visitato al mondo dopo Google e YouTube. Posso dire che per me Edoardo Severin avrà sempre la faccia di Andrew Garfield. Sì, esatto, anche secondo me. non esiste un'altra alternativa. Esatto, il riferimento di Nico è guardatevi il film The Social Network, perché secondo me è un film veramente bellissimo, con anche una colonna sonora bellissima, secondo me. Ed è per questo che Nico dice che Edoardo Severin ha la faccia di Andrew Garfield. Esatto. Che però di questo film ce ne parlerai nella puntata 118. Sì, più avanti, perché è uscito più avanti, esattamente. Nel 2004 nasce anche ufficialmente il browser open source Mozilla Firefox. Oh. E oltre a questo, Luca Forti, ho preso questa cosa solo perché ci sei tu oggi. Quindi è un omaggio a te. Grazie. Perché nel 2004 Federer diventa primo nel ranking ATP, che è il sistema per stilare la classifica dei tennisti più bravi. Mi vuole far scendere una lacrimuccia, visto che proprio pochi giorni fa ha annunciato il suo ritiro. Esattamente. È un omaggio a te. Domenica giocherà il suo ultimo. Esatto. Torneo. È un omaggio a te, grande tennista, non so, De Noartri. In quell'anno la FIFA compie 100 anni. E di conseguenza esce, quindi presenta ufficialmente, la lista dei migliori giocatori di calcio viventi in quel momento. C'erano anche ovviamente Pelé e Maradona. Ma in quell'anno è quasi obbligatorio, secondo me, fare un omaggio anche a un amico che ho avuto modo di riprendere a livello video e fotografare un paio di mesi fa, perché nel 2004 Paolo Bettini vince la bicicletta d'oro per la prova di ciclismo su strada ai Giochi Olimpici di Atene, dopo aver pedalato poco più di 211 km in 5 ore, 41 minuti e 44 secondi. Io probabilmente 211 km in bicicletta li ho fatti in 32 anni. Sì, quindi sì, ciao Paolo, è stato bello conoscere stare con te e sapere che sei un campione, e anzi vorrei spezzare una lancia a suo favore, non se la mena per niente, è super simpatico, socievole, quindi insomma tutti questi record e riconoscimenti se li merita, perché comunque ragazzi Paolo Bettini non è più un ventenne, ma anche quest'estate ha dimostrato, cioè lui è veramente un pazzo, io non so come faccia a correre, cioè sale sulle montagne in bicicletta, va avanti, fa le gare di endurance di 12 anni, cioè è un pazzo, è veramente un pazzo. No, perché se entri in quel modo, cioè, stavo non per dire la stessa cosa, sì. Se ci entri non ne esci più. Esatto, esatto. Quindi complimenti Paolo per il fisico che tu hai alla tua veneranda età, che io non avrò mai in vita mia, e quindi grazie. È stato anche tra l'altro allenatore della nazionale italiana di ciclismo, però vabbè, comunque questi sono dettagli assolutamente importanti. Sempre in quell'anno, sempre per parlare di ciclismo, purtroppo ci lascia Marco Pantani il 14 febbraio, così come ci lasciano anche Ray Charles il 10 giugno, Marlon Brando il 1 luglio. C'è un'altra personalità molto più legata al nostro podcast, e quindi in questo momento a quello della musica entriamo per la prima volta nel discorso fotografia del videogioco, esatto, videogiochi, sì. Perché il 3 agosto ci lascia lo storico fotografo Henri Cartier-Bresson, che fu un fotografo francese testimone con le sue immagini dei più disparati angoli del pianeta e dei principali eventi del Novecento. Non a caso viene annoverato tra i pionieri del fotogiornalismo e, per chi non lo sapesse, insieme ad altri mostri sacri dello scatto d'autore, ossia Robert Capa, George Roger, David Seymour e William Vandemert, ha fondato nel 1947 la nota agenzia Magnum, per alcuni Magnum, dipende dalla pronuncia di dove state, che è tuttora tra le più importanti al mondo. Quindi appunto ci lasciò il 3 agosto. E oltre a questo, a febbraio, Il ritorno del re di Peter Jackson, quindi il terzo capitolo della trilogia del Signore degli Anelli, si aggiudica 11 premi Oscar, eguagliando Ben-Hur e Titanic. Ben-Hur.
forse. Ben-Hur, sì, vabbè. Sì. Vabbè, Ben-Hur, pensavo a Ben-Harper, esatto. Ben-Hur, esatto. Tu ti piace? Sei uno da Signore degli Anelli, Luca Forti? Oppure o no? Ti piace Ben-Hur? Ben-Harper. In realtà, non tantissimo. Per Frodo, quindi, insomma, la serie TV di Amazon non la stai guardando. No, gli Anelli del Potere. E nel potere io non ho ancora finito l'episodio 1. Questo genere di cose, l'unica serie che mai mi abbia preso è stata Game of Thrones. Ah beh, certo, quindi stai guardando House of the Dragons. Assolutamente sì. Ok, io non ho mai visto Game of Thrones. Come no? No, non l'ho mai visto. Ma come? No. Vabbè, ciao, io esco. Salutiamo Luca Forti. Esatto. Vabbè, uno può non piacere, cioè. No, io non posso dire che non mi piaccia, perché io ho guardato il primo episodio di Game of Thrones, mi è anche piaciuto, ma poi non l'ho più guardato. Cioè, semplicemente non... anche perché, per farvi capire, io per guardare un episodio di della serie TV del Signore degli Anelli ci sto mettendo più o meno 5 giorni per vedere un episodio, che sì, dura un'ora in realtà, non è un'ora, però... Stai facendo finta di essere quello impegnato, che non c'ha tempo per godersi la vita. Esatto. Bene, detto questo, sempre nel 2004 nasce anche la prima versione di Ubuntu, con il rilascio della versione 4.10 Worthy Warthog il 20 ottobre. Saltiamo velocemente ai videogiochi del 2004, perché il 2004 è l'anno di Half-Life 2. Oh, finalmente. Che sti cazzi, perché non l'ho mai giocato. E il mio, il mio, come dire, la mia citazione era per il secondo gioco che volevo dirvi che è uscito nel 2004. Perché il 2004, mi dispiace Luca Dondossola che non ci sei, tu che eri così eccitato da poterne parlare. Il 2004 è l'anno di San Andreas. Però sì, ho giocato tanto anche io. Con il buon CJ, che si poteva andare in giro con la bicicletta ed era una mappa enorme. È stato il game changer, se non sbaglio. Sì. Cioè, San Andreas è stato il primo ad avere una mappa così grande. Ci mettevi tipo 40 minuti per fare da nord a sud nel gioco, eh. Cioè... Sì, sì, poi vabbè, tutte le trame, tutti i meme che si sono generati, anche i suoni. Sono ancora attuali, tipo sì, il meme Oh shit, here we go again. Cioè, sì, è ancora attuale questo meme. C'è ancora, esatto, CJ, no? Che ci fa vedere queste cose. Che bello. Cos'altro? Beh. Vabbè, per la prima volta potevi pilotare anche i caccia militari. Sì, ma forse anche... No, l'elicottero già potevi da Vice City. Però c'erano dei nuovi elicotteri più... Cioè, l'ambientazione era un po' più moderna, un po' più hip hop, un po' più street, no? Cioè, un po' più Luca Dondossola. Okay? Esatto. Però non c'erano ancora le mod per San Andreas. Ma sì, in realtà su PC sì, c'erano già anche per Vice City, mi sembra. Quindi sì, c'erano le mod, c'erano i cheat. Ah, i cheat con cui potevi fare delle combinazioni di tasti e magicamente ti apparivano soldi, aerei, prostitute, armi, insomma, quello che vorresti nella vita. Cosa? No, non è vero. Dove? Salutiamo Luca Forti. Ciao ragazzi. E nel 2004 usciva anche Halo 2. Ah. Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Ok. Così bene, come anche Need for Speed Underground 2. Esatto. Un altro gioco da Luca Dondossola, ma anche da Nicola Nubile, ma anche da Ricky Deli Paoli, ma non da Luca Forte. Ricordo ancora il momento. Ricordo sì? ancora il momento in cui sono andato a casa di Marco, un mio amico che tra l'altro adesso si è sposato. Ok. Ciao Marco, auguri. Esatto, e fa: guarda, ho questo nuovo gioco, si chiama Need for Speed Underground 2. Guarda cosa puoi, cioè, vabbè, a parte che tipo aveva le occhiaie perché probabilmente era 48 ore che non dormiva. Esatto. Perché? Perché vabbè, avevi tutta la mappa, era il primo open world, quindi tu potevi girare con la tua macchina come volevi. E mi ricordo che vabbè, dovevi salire di livello per sbloccare tutte le modifiche delle minigonne. I paraurti e tra l'altro le combo più estreme. E lui probabilmente non aveva dormito 48 ore per sbloccarle. E mi aveva fatto vedere che, cioè vabbè, a parte che potevi modificare la macchina in tutto e per tutto, e gli interni soprattutto del baule, cioè ci potevi mettere le casse. Sì. Cioè, quello che io facevo nella realtà in quegli anni potevo farlo nel gioco. Esatto, però cioè, capisci, che solo bello. 48 ore di lavoro rispetto probabilmente a tantissimo, esatto, in più. Ed era fighissimo, io mi ricordo. L'unica cosa era la bussola che mi ha sempre fatto impazzire. Se vi ricordate all'inizio... Hai presente come funziona una bussola? Sì, ma la bussola... No, volevo capirlo solo per capire... Punta sempre verso nord e tu ti orienti, no? Ok, però se vi ricordate ai tempi c'era la freccia sopra che tu non seguivi come adesso Google Maps...
ma avevi sì la mappa di riferimento in basso a destra, però c'era questa freccia sopra, diciamo in realtà aumentata, sì, che ti diceva quando girare. Era disorientante. Sì, ma soprattutto... Perché praticamente io mi ricordo, se correggimi se sbaglio, sì, che tu praticamente eri tipo a 240 esatto, all'ora in quinta a spingere, e ti diceva sì sì vai dritto, improvvisamente girava a sinistra perché c'era una curva esatto, gomito, e tu ti schiantavi. Quindi dice no, ma dimmelo prima però. Esatto, non ti avvisava. Vabbè, tipo... ma quello è successo fino a pochi anni fa anche con Google Maps. Esatto, cioè... in realtà con mappe di Apple in realtà, esatto. Però vabbè. Dovevi girare 10 metri fa. Esatto. Nel 2004 uscì anche Metal Gear Solid 3, che non ho mai giocato, Gran Turismo 4, okay, Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow, che era la seconda, sì, era il 2. Era sì il 2, mi sembra. Doom 3 e il primo Far Cry. Adesso siamo tipo al 7, 6, 7. Che ricordi. Doom però è il 3, però il 3 era un po'... Il mio ricordo è Doom 1. È certo sul Commodore tipo, vabbè. Lato cinema, nel 2004 uscì Ocean's 12. Ah, primo capitolo. Il primo sequel, carino. Così come The Day After Tomorrow. Bello. Ma anche un grandissimo film con Tom Hanks che ho riguardato mille volte, The Terminal. Ah, quello era molto bello. Che bello. Poi uscì anche The Bourne Supremacy, che ho guardato per la prima volta tipo 2 mesi fa, che è l'ultimo della trilogia di Jason Bourne. Così come Spider-Man 2, ok, di Sam Raimi. Vabbè. Ok. Io Robot, con Will Smith, uscì nel 2004. Uscì anche Che Pasticcio, Bridget Jones, ok. The Aviator. Bello. Ma anche il primo Mi presenti i tuoi. Bellissimo. Meraviglioso. Bellissimo. Meraviglioso. Erlich Fotter. Meraviglioso, meraviglioso. No, non è Erlich, Fatti è Fotter. Pamela Fatti Fotter. Bellissimo. 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 Poi uscì anche un film ignorantissimo che forse non conoscete, ma a me è piaciuto un sacco ed ha un significato anche molto fotografico per me. Si chiamava Eurotrip. Era sì, ignorantissimo, ok? Oddio, c'era questi tizi, una roba che... tipo American Pie. Sì, sì, una roba tipo American Pie. Perché lo ricordo? A parte che all'epoca mi fece ridere tantissimo, anche se era veramente stupido. C'erano delle belle ragazze, protagoniste importanti, delle bravissime attrici, sì, che sono state scelte per le loro doti attoriali. Ma io, che all'epoca, a 14 anni, non avevo questa chissà quale cultura fotografica, soprattutto delle fotocamere, in quel film mi innamorai di una fotocamera di cui sono ancora innamorato oggi e che tu hai, Luca Forti, perché in quel film si fece una grossa pubblicità, tra virgolette, alla Leica M6. Urca. Eh sì, perché uno dei protagonisti, quello un po' più nerd che faceva le varie guide da guida turistica, aveva al collo sempre una M6 e ne parlava anche, diceva la mia Leica M6 non può entrare ad Amsterdam perché la rubano, cioè queste robe qua, no? Cioè la rimarcava spesso, io guardandola poi ho detto cavolo, ma questa fotocamera è bellissima, poi credo di aver visto il prezzo a 14 anni e ho detto ma non credo di potermela permettere, però in quel momento mi innamorai della M6 ed è rimasto un po' un mio sogno nel cassetto che magari prima o poi realizzerò, perché semplicemente la ruberò a Luca Forti, non lo so, credo. No, basta che vendi, certo, un rene. Sicuramente la porterò in studio. Guarda, esatto, ora che lo sai, no, ma a me non interessa la M6. E in quell'anno uscì anche il primo Sole Enigmista, così come anche The Manchurian Candidate, che fu un grande film, che io non ho mai visto, e così come anche Troy e Gli Incredibili. Ah, bellissimo Gli Incredibili. Bellissimo come a The Manchurian Candidate dei Troy non ha reagito nessuno, poi ha detto Gli Incredibili. Oh, bellissimo. Sono dei nerd, cavolo. Gli Incredibili è stato il primo, no, non il primo, vabbè, comunque è stato uno dei film dell'animazione sempre della Pixar che ovviamente ha creato poi tutto quel alcuni universi, diciamo, no? Sì, ma soprattutto il fatto, il punto, dal punto di vista psicologico del il supereroe, sì, è un supereroe, però crea dei danni. Certo. Quindi, cioè, bella la distruzione, bello tutto, però e soprattutto poi anche quanto gli esseri umani possano essere stupidi. Esatto. Perché alla fine Gli Incredibili gli viene chiesto di ritirarsi perché un tizio che si stava suicidando viene salvato e cioè il tizio decide di fare causa a Mister Incredibile perché si è fatto male.
Se gli avessi chiesto la stessa descrizione per Troy, un film da Oscar pazzesco. Ma sì, ma Troy, ma fatta. No, ma dai, ragazzi, però, cioè, Troy, però capisco. No, ma perché Troy è la versione. Ma perché noi eravamo troppo piccoli per quei film lì all'epoca, non li abbiamo apprezzati per questo motivo. Troy. Beh, sì, dai, cioè, ma nel senso, io a 14 anni vedevo l'Incredibile, vedevo dall'altra parte un guerriero romano, dicevo, vabbè, guardo l'Incredibile, che Troy, palle, cioè, ma io nel senso. Troy mi piace, cioè, mi è piaciuto un sacco, assolutamente bellissimo, Brad Pitt, Eric Bana. Troy non ha contenuti sessuali, però Nico, non confondere i film. Mi ricordo di quelli che il mio amico scaricava con il mule. No, non è quel Troy, anche lì scarica, scrivi Troy, cioè, è un disastro, no? Vabbè. No, però c'era, ma sì, Brad Pitt, Eric Bana è assolutamente un ottimo adattamento della narrativa. Nicola Nubile, uomo della musica e del cinema, comunque, però, incredibile. Sono ammaliato. Bene, io sono Ricky ed è finita la mia rubrica, ti finalmente. Ti sei dimenticato di un evento incredibile, però. Aia. Dica. Nel 2004, sì, proprio 19 anni fa, no, 18 anni fa, sì, non so neanche più fare una sottrazione. Tanti anni fa? Sono tanti, per questo il problema. Uscì il mio primo articolo su una rivista di fotografia. Ah, tanti auguri, e Luca Forti. Need for Speed Underground, esatto. GTA San Andreas. Perché, io facevo sega dalla scuola per giocare a San Andreas. Dove usciva Luca? Su Fotografia Reflex, ovviamente. Ah, incredibile, capito? Lui stava già pensando a guadagnare i soldi. Lui stava già guadagnando dei soldi. Aveva trucchi per avere quelli digitali. E soprattutto sapeva già cos'era una Leica M6 e magari l'aveva anche già usata. E noi eravamo lì a dire: ah, che bello, con CJ posso impennare con la bici. Esatto. E io invece, visto che l'avete citata nella scorsa puntata, ero lì che mi divertivo con la mia fresca 300 di Canon. Di Canon, ecco, che bello. Quante cose ci può raccontare Luca Forti, che fonte di saggezza estrema. Che vabbè, tanto non ci racconterà. Come però, sei carino, no? Esatto, cioè il modo di dirmi sto vecchio qua. No, a me piace, no, la cultura, c'è, cioè, si sente assolutamente. Dalla voce, sì, assolutamente. Sì, poi secondo me, comunque sai, Luca Forti è quella classica persona che viene notata perché insomma ha una bella presenza, un po' brizzolato, cioè è il genere di uomo. Brizzolato che è molto, due capelli bianchi, brizzolato. È il genere di uomo che piace comunque, no? Cioè non è che fa il piacione, sì, ma piace, capito? No, esatto, sa cucinare la matriciana, cioè nel senso, sì, comunque sì. Avete finito? Una Leica M6. In realtà che io vorrei essere Luca Forti, tutto qua, volevo confessarvelo. Detto questo, allora, siamo stati in fiera Milano Comics, abbiamo fatto un po' di cose fighe, molti di voi ci sono venuti a trovare. Quello che volevo dirvi è che io ho usato l'iPhone 14 Pro Max che mi è arrivato. Finalmente l'ha potuto dire. Esatto, perché la scorsa puntata abbiamo parlato del keynote di presentazione, quindi delle, certo, caratteristiche. Adesso ce l'ho fisicamente, cioè lo sto tenendo in mano, ce l'ho in mano, è grosso e ce l'ho in mano. Per quelli che ci stanno ascoltando, sta parlando dell'iPhone perché effettivamente è grosso, sentite assolutamente sì il rumore di me che lo tengo in mano. Sicuramente c'ha l'Apple Care. Quindi. Questo è il Ceramic Shield. Nuovo shield. Che versione siamo del Ceramic Shield? Non lo so, tipo la 12, credo. Comunque, allora, devo dire che la Dynamic Island è ancora, come dicevo prima di ricevere l'iPhone, lo penso adesso che ce l'ho. È una figata che ancora ha bisogno di essere implementata, sì, dalle app terze. Ma detto questo, parliamo della parte fotografica e video. Perché io ho fatto su YouTube, trovate una mia super veloce anteprima in zone di iPhone 14 Pro Max, dove l'ho provato con Luca Dondossola che scendeva dalle scale velocemente. Ma soprattutto, scusa se ti interrompo, vorrei sottolineare l'intro, sì, perché l'intro, la sua giornata è stata esattamente come l'ha descritta, sì, nell'intro. Se avete visto l'intro, meraviglioso. Se avete visto l'intro che ho fatto in collaborazione con Luca Dondossola, sappiate che non è nulla di montato, scritto, pensato, ma è andata esattamente la sua così. Giornata è di attesa per l'iPhone 14. Quella giornata a Luca Forti, come ti ricorderai bene, è stata maledetta, perché io ho detto: allora, UPS mi dà la consegna tra le 11 e le 15. Speriamo che arrivi alle 11, perché io deve arrivarmi, devo aprirlo, devo fare delle prove, l'unboxing, fare il video, montarlo, ma nel frattempo in quel giorno, che era venerdì 16 settembre, dovevamo anche andare ad allestire la fiera dell'indomani, quindi nella mia testa pensavo la sfiga sarebbe proprio se l'iPhone dovesse arrivare tipo alle 4, perché noi alle 4 dobbiamo essere in fiera ad allestire. Indovinate che ora è arrivato l'iPhone? Alle 17:30. alle 4. È arrivato praticamente 5 minuti
minuti prima che io uscissi per andare in fiera, quindi ho preso la scatola dell'iPhone tanto atteso, l'ho messa sulla scrivania e me ne sono andato, sapendo che lì c'era un iPhone 14 Pro Max ad aspettarmi. Incredibile, perché volevi fare l'unboxing. Riuscendo a comprendere che io dentro di me sono cresciuto, sono diventato un adulto, perché sono stato in grado di aspettare. E infatti abbiamo allestito la fiera, poi siamo scappati via. Io c'era tipo, Righi che continuava: dai, veloci, veloci, su, dai, su, dai, su, fa dai, niente, va bene, fatto. Montato bene, dritto, fa niente. Ma lei come è rimontato? Sta cadendo, Righi, fa niente, ci penseremo domani, va bene? Ce ne fotteremo domani. Beh, io sono riuscito a pubblicare il video comunque tipo alle 10:30 di sera. Perfetto. Cioè, una roba. Abbiamo girato le scene dell'intro alle 6:30 con praticamente il tramonto. E vabbè, abbiamo registrato l'audio dell'intro con il Rodecaster e questi microfoni. Tu non l'hai visto quel video? Esatto, no, da come sta non l'hai visto. Lo guarderò. Sei una bruttissima persona, però. Perché ho fatto un'intro pazzesca. Lo voglio riguardare. No, lo devi guardare, perché è molto divertente, lo ammetto. Vabbè, comunque, allora, io ho girato praticamente il reel per Instagram del primo giorno con iPhone 14 Pro Max, ma non vorrei dirmi le mie impressioni. Vorrei chiedere le impressioni a Nico, che Nico non era con noi in fiera e ha visto il video da fuori, gli è comparso magari nel feed, nelle storie, sì. L'ha guardato e magari non ha capito subito, non so, com'è andata Nico? Cioè, no, per allora, capire da fuori le impressioni. No, allora... di un videomaker, tra l'altro. No, di un videomaker è incredibile la modalità cinema, ormai cioè il livello di elaborazione di immagini istantanea, soprattutto per creare quell'effetto, passatemi il termine, da sfocato. Esatto. Cioè, siamo arrivati a dei livelli pazzeschi, nel senso che io non, c'è stato questo momento che poi appunto volevo dirlo in puntata, dove io avevo visto il video, avevo capito più o meno, perché c'è qualcosa ovviamente nei colori che cambia la gestione, certo, in delle... alcuni aspetti della sfocatura magari capisci che è un po' via software, sì però ovviamente per un occhio attento che vabbè a tutti i giorni magari davanti è abituato sfocato. A un 85 T15 tipo, no? Vedi, cioè... esatto, però appunto il feedback, diciamo, per l'utente normale o chi non se ne intende di video è venuto dalla mia ragazza che stai dicendo che la tua ragazza non se ne intende di video? No, è una fotografa. Ok, quindi ti sei salvato in corner, secondo me. Aia. Ciao. Proprio salutiamo, salutiamo la mia ragazza. Esatto, ciao. Perché poi rischiavi di non averne più una dopo questa puntata. Esattamente. Che proprio ha detto: wow, ma Riccardo, cioè, ha fatto questo video. Ha detto due cose: ha detto: pazzesco questo video, ma alla fine non ha usato il Ronin. Capito? Cioè, nel senso, ha detto: come ma non per dire, come ha fatto a montarlo così in fretta? Io pensavo dicesse: ma allora tu non servivi proprio. Anche esatto. Tu eri inutile in fiera. Esattamente. No, ma con l'iPhone 14 assolutamente sì. Cioè, io ammetto in questo momento che per alcuni aspetti. Vabbè. No, però per dire, ha detto: non ha portato il Ronin, che è lo stabilizzatore. Perché effettivamente l'immagine era stabile, i colori erano belli. E soprattutto c'era questo effetto sfocato che era molto più realistico rispetto alle versioni prima di iPhone. Quando cioè questo feedback è arrivato, quindi praticamente questa persona che non si intende di video ha pensato che fosse fatto non in maniera professionale ma con degli strumenti appositi per fare i video, che lo è anche l'iPhone, però ovviamente nell'accezione di mobile video, okay? Certo. Quindi poi appena diciamo l'ho guardato io ho detto: guarda che è stato fatto con iPhone, e poi andando a guardare con gli hashtag però era talmente fine, sì, la differenza. Non te ne accorgevi subito. Esatto, soprattutto anche veramente per la stabilizzazione e per come riesce a traccare poi le facce, sì, per tenere il fuoco. Cioè, nel senso, è proprio l'elaborazione dell'immagine istantanea che tu fai. Ah. Fatto tutto da iPhone. Cioè, io alla fine sabato era effettivamente mio primo giorno di iPhone 14 Pro Max, mio primo giorno intero, no? Sì. Calcolando che sono rimasto tipo fino alle 3 del mattino a configurarlo perché volevo fare un'installazione pulita, quindi ok. Però a parte il fatto che io quel sabato lì ho fatto di tutto con l'iPhone: telefonate, messaggi, social, le storie per Fotonerd sui vari social, le storie per me sui social, il video che ho montato, un sacco di clip, foto in RAW, video in progresso, fatto il mondo, navigato, cioè, e praticamente sono arrivato alla sera tipo alle 11 con il 25% di batteria. Giustamente. Che potevo andare avanti ancora 2 ore. No, certo. La cosa impressionante che mi fa pensare che io quel video lì l'ho fatto, l'ho girato con iPhone, l'ho montato con iPhone poco dopo, semplicemente tenendo le AirPods e con un programma qualunque di montaggio video, ok?
Ok, dal mio punto di vista alcuni tagli non sono perfettamente a tempo come avrei voluto io, non sono perfettamente in battuta, non lo so, alcuni effetti non sono riuscito a controllarli bene, perché poi io comunque sono la classica persona che vuole montare con un mouse e un display grande, però alla fine guardiamo il risultato, cioè una roba per i social che dura fondamentalmente 1 o 2 giorni, finito l'evento non lo guarda più nessuno. Sì, ti rimane in archivio, rimane nel tuo feed, ma non esatto. È il tipo, immediato. Il tipo di sfocato, ma anche la color, cioè sì. Io non ho fatto nulla ai colori, non ho fatto nulla. No, infatti quella è la cosa assurda. Cioè, e ha già un profilo colore molto cinema, perché cambiando dalla modalità video a quella cinema, ho notato che cambia anche proprio il trattamento dei colori. Cioè nella modalità cinema sono un po' più cinema, cioè nel senso un po' più scuri, un po' più, non so come dire, profondi, sì, no? Cioè magari viene applicato direttamente già una sorta di curva. Sì, sì, potrebbe essere. Hai appena detto una parolaccia in rumeno comunque, però, curva. Esatto. Però, salutiamo i nostri amici della Romania, esatto. Non so se anche in albanese sia una parolaccia, ma fatecelo sapere nei commenti. No, comunque, ok, sì, probabilmente viene applicata una curva nella modalità cinema per ottenere dei colori o più vividi o comunque molto più simili a quel tipo di impressionante. Ma però, io ho una domanda, l'avevi girato in ProRes? No, perché la modalità cinema non gira in ProRes. Per girare in ProRes devi stare sulla modalità video. Strano. Sì, allora hanno come dire esteso la modalità cinema di iPhone 14 Pro Max al 4K 24, e non è a caso il 24 certo. fps, perché al cinema, lo sapete, i film sono a 24 fps, ma è come dire già tutto pronto in camera. Ma è quello che dici, lo strano secondo me non è strano, perché se nella modalità cinema viene aggiunta già una curva, parolaccia scusate, esatto. Giustamente non puoi registrarlo in ProRes. Esatto, però esatto. Nella modalità, ok, però il discorso è sempre lo stesso. Però la modalità cinema, probabilmente che Apple ha ragione, che dice fa il cinema direttamente dall'iPhone. Esatto, pronto esatto. per l'uso. Esatto, pronto allora, all'uso. Okay, e questa sì, è la cosa impressionante, perché è pronto per il cioè. Io ho usato veramente tanto l'iPhone in questi giorni in fiera per fare foto, cose varie. Ho fatto anche dei ritratti a Luca Dondossola che ne ho messi in anteprima. E la cosa che sto facendo una fatica incredibile a dirlo, ma lo sto dicendo davvero, perché è quella, la frase che sto per dire adesso distrugge completamente ogni singola lotta che ho affrontato io in questo podcast per difendere la fotografia e il videomaking professionale. Ma l'iPhone 14 Pro Max, raga, cioè è lo strumento perfetto per i social media manager. Ma assolutamente, quelli che devono sì. fare dei contenuti, cioè non ha più senso comprare una fotocamera. Ma lo è, non lo era. Sono, cioè non sono esagerato, cioè siamo arrivati in un'evoluzione che è incredibile, e lo dico a discapito del nostro lavoro di tutti, no? Di videomaker e fotografi, perché messo nelle mani giuste un iPhone del genere è impressionante. Messo nelle mani giuste comunque già dall'11, il 12 poteva essere più sì, che anche, accettabile certo. Per un utilizzo solo social. No, esatto. Con questo puoi fare anche di più del solo social, probabilmente. Sì, 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 sì. Certo, cioè io ho fatto, mi ricordo la sera in cui ho fatto uscire l'anteprima su YouTube, ero stanchissimo, non riuscivo neanche più a capire cosa stessi usando, ma ho messo semplicemente l'iPhone in modalità foto standard, quindi non ritratto, ho attivato RAW, ho scattato una foto a Luca Dondossola qua in studio, semplicemente con una luce continua, una semplice luce continua laterale con un softbox. Ho preso quella foto, l'ho messa su Lightroom, ed è una foto che ho trovato in formato DNG, l'ho messa su Lightroom, l'ho ritoccato due robettine, cioè niente di che, l'ho messa in bianco e nero, ho abbassato un po' le altre luci, l'ho guardata bene e ho detto cioè andate a vederla su YouTube, perché è impressionante la qualità, la profondità di quell'immagine fatta in mezzo secondo con un iPhone. Io a questo punto vorrei semplicemente vederla stampata. Ecco, questa è una bella frase da vecchio, da persona che se ne intende di fotografia comunque come si deve. Ma perché le foto si stampano? Sì, cosa? Boomer. No, va bene. Sei anche effettivamente andrebbe stampata per capire la qualità. Comunque, prime impressioni su iPhone 14 Pro Max allucinanti, anche nella modalità azione che insomma sembra molto promettente, però... Vabbè, comunque io in ogni caso sono d'accordo sulla questione di Luca Forti, cioè nel senso che secondo me poco a poco... stiamo ottimizzando sempre di più per dei supporti digitali e ben poco per dei supporti analogici. Certo, in generale. Ma ci sta, cioè, oggi è questo come funziona il mondo delle immagini, sia statiche che video, quindi ci sta benissimo, però la curiosità di vedere come rende
sulla carta, certo. C'è. Assolutamente sì. Certo. Secondo me c'è anche il discorso da valutare poi anche del grande schermo. Per grande schermo intendo anche per assurdo un 50 pollici, nel senso che adesso come adesso, e me ne sono reso conto durante questi mesi, più guardiamo uno schermo piccolo, più non notiamo dei piccoli dettagli. Però nel momento in cui vogliamo far vedere magari il nostro lavoro o il nostro risultato, poi quando lo metti su grande schermo noti delle differenze che magari... Però le notiamo noi. Sì, oddio, sì, però magari anche, che ne so, beh, tipo con iPhone non potrebbe succedere tipo il micro fuori fuoco, però ci sono, cioè, capito, perché magari con uno schermo ad alta concentrazione di pixel lo noti di meno, però vabbè, ovviamente sono delle piccolezze, sicuramente c'è, cioè, con questo iPhone, io sono, in realtà, anch'io sono, io sono d'accordo con te, più per una questione di come si possono diversificare le cose, ovviamente nella mia visione ottimistica del mercato del lavoro e di tante altre cose. Se il social media manager ha il suo iPhone, è perfetto. No, più che altro sai perché ci ho pensato? Prego. Perché in fiera Milano Comics ci sono stati, ad esempio, c'è stato il concerto di Giorgio Vanni, c'è stato l'evento con Giovanni Mucciaccia, c'è stato anche Angelo Maggi sul palco, doppiatore di Tony Stark, Tom Hanks e tanti altri. Ognuna di queste figure aveva una persona lì sotto il palco che faceva dei contenuti rapidi con uno smartphone. Giusto. Cioè il loro social media manager, le storie. Esatto. E io ho pensato, ok, non ha un iPhone 14 perché è un po' troppo presto, non è un flippato come me che l'ho preso al day one, ok? Però ce l'avrà un giorno quell'iPhone 14 Pro Max per fare questi contenuti ed è perfetto. Assolutamente sì. E soprattutto in ambito social, secondo me, si riesce a, come dire, ingannare facilmente anche lo sguardo più attento. Sì. Perché... io sempre nell'anteprima che tu non hai visto, Nico, e questa cosa te la rinfaccerò per sempre, alla fine di quest'anteprima ho lasciato le persone con una domanda. Ho scattato una foto al mio Apple Watch con l'iPhone 14 Pro Max e la stessa foto l'ho riscattata con una Fujifilm X-H2 da 40 megapixel, ok? Le ho confrontate e ho chiesto quale delle due è scattata con iPhone. Hai scattato l'Apple Watch. Esatto, ma quale delle due è scattata con iPhone? Cosa succede? E la cosa è che c'è chi ha indovinato, io non l'ho ancora detto e lo dirò nella recensione dell'iPhone che uscirà a breve. Però c'è chi ha indovinato con anche alcuni discorsi sensati, ma c'è chi ha palesemente sbagliato in maniera anche... come dire, pesante, no? Cioè... Ma perché la gente che non ha questa sensibilità che abbiamo noi, che siamo abituati a vedere immagini, vedono dei risultati che gli sembrano più comuni, se vuoi, passatemi il termine, a cui sono più abituati perché sono quelli realizzati da smartphone e dicono, ah, che figata è questo. Esatto, e soprattutto c'è anche un'altra cosa, tu con quello strumento, però ritorniamo sempre al discorso iniziale, Saperlo usare. Sì. Cioè, comunque c'è sempre questa roba qua. Certo. Cioè, però, ripeto, sono contento in un certo senso che il social media manager abbia la possibilità di avere lo strumento per realizzare i suoi lavori da solo. Certo. Perché? Perché vengo da una realtà dove, in un certo senso, ci si trovava a competere con i social media manager. Sì. A livello di tempistiche, di elaborazione, di storytelling, di roba. Non aveva senso già ai tempi, e adesso si spera che non accada più. Perché? Perché il social media manager è un social media manager. Prendi quello, lui c'ha il suo iPhone, fa le sue cose, se lo monta così. Esatto. Un'altra cosa, vuoi un'altra cosa fatta in un altro modo? A proposito di questo, Nico, scusami, dico una cosa su cui molti potrebbero non essere d'accordo, ma me ne sono reso conto io. Preferisco girare in verticale con un iPhone 14 Pro Max che con una Canon 5D, cioè, non so, una qualunque, una R5. 5C, non so, una videocamera, una fotocamera. Ma certo. Cioè, il pensiero di prendere la mia Blackmagic 6K Pro e girarla in verticale mi mette l'ansia. Sì, no, ma non ha senso, perché il problema non è tanto di girarla in verticale o in orizzontale, è proprio la modalità di elaborazione e le potenzialità dello strumento. Non ha assolutamente senso che io debba girare... Sì, ok, giro in verticale, wow, che figata, ho la qualità di una Sony A7S3 in verticale, però... tanto poi non è tanto quello che funziona, funziona la tempistica, la velocità, non devi fare i passaggi, cioè non devo prendere la memory e andare,
Mamma mia, sono diventato la memory. La memory. Poi sono io quello vecchio. Esatto. Non devo il prendere la CF e metterla dentro, poi la CF, fare l'SSD. L'SSD, quello che è. Vabbè, l'Atomos. Quello che devo fare, esatto. Il cloud. Fare la core, il color grade, sistemare l'audio, bla bla bla. Non devo fare tutti quei processi. Ho l'iPhone, ho le mie clip, ho le mie app di montaggio e in poco tempo posso raccontare quello che sta succedendo. È lo strumento perfetto per i social media manager. E poi basta, cioè, e poi ci sono tante altre cose. Poi ci sono tanti altri ruoli. Per ad esempio, l'ultimo festival che ho fatto c'era il social media manager che copriva in modo istantaneo e quindi creava engagement grazie alle storie o grazie ai piccoli reel. E poi arrivavano i miei contenuti che erano elaborati in un altro modo e ci voleva un po' più di tempo. Certo, fine. Certo. Cioè, è giusto che sia così. Non... Quindi, potenziali clienti che ci ascoltate, chiamatemi per fotografare 14. Il vostro matrimonio. Ora posso venire perché ho un iPhone 14 Pro Max. Bene, detto questo, è arrivato il momento tanto atteso di questa puntata, perché ci sono, secondo me, adesso arriveranno due momenti distinti in cui ognuno di voi due dovrà dimostrare qualcosa. Partiamo da Nicogram, che la scorsa puntata si è rivelato una cosa assolutamente eccezionale, ma sarai in grado di fare la stessa cosa? Andiamo con Nicogram! Nicogram, Nicogram. Ciao a tutti, benvenuti a Nicogram, e come al solito devo andare a recuperare il dannato. Hai già iniziato malissimo. No, quanto allora ha finito di aggiornarsi l'iPhone. Esatto. Così nel frattempo, esatto. Allora, oggi vi, in occasione del fantastico Milano Comics a cui non ho partecipato, vi rimando ad un profilo di fotografia che si chiama OL_design. Allora, è uno dei tanti fotografi che fa toy photography, ok? Quindi prende praticamente le action figure, ad esempio di supereroi o di tanti altri personaggi che vengono creati, li posiziona, crea una scena fondamentalmente in miniatura, che può essere, ad esempio, potete andare a vedere sul profilo, che ne so, la battaglia di Endgame e tante esatto. altre cose. E grazie all'utilizzo, giustamente, di luci professionali o comunque di ingegni per quanto riguarda la parte fotografica, ma anche la parte di props, perché poi se andate a vedere molto dietro le quinte potete vedere che ci sono dei piccoli braccetti che vengono attaccati dietro al personaggio e poi vengono eliminati in post produzione, e appunto in post produzione poi vengono fatti anche dei foto ritocchi e l'aggiunta di effetti speciali, come ad esempio dei bagliori, dei led, come ad esempio per l'armatura di Iron Man. Vediamo ricreate delle scene pazzesche con una cura nei dettagli incredibile, assurda, su delle action figure che prendono vita. Cioè, in un certo senso, per me è bello, perché la toy photography in un certo senso è un po' la materializzazione dell'immaginazione che noi avevamo da bambini, quando avevamo appunto queste action figure che chiamavamo pupazzetti. Sono okay. foto meravigliose, Nico. Anche a sto giro hai trovato un profilo molto figo. Grazie. E ce ne sono tanti, sì. Che sono molto nell'underground, perché effettivamente ti rendi conto che non è non è hobbistica, anzi può essere, secondo me, anche a livello professionale. Però sono pazzesche, sono fatte veramente bene. Ci sarebbe un altro profilo che secondo me merita anche di più, che in questo momento non trovo, devo salvarlo, dove lui secondo me è ancora più bravo, però è un po' monotono. Ha sempre la sua vasca, diciamo, di sabbia, ok, e cerca in tutti i modi di ricreare tutte le action figure volanti. Quindi, ad esempio, tutte le volte l'armatura di Iron Man praticamente sta volando a bassa quota. Utilizza appunto delle pompette per muovere mm-hmm. la polvere, ed è pazzesco. E poi soprattutto interagisce molto con gli utenti, quindi ma anche i design, chiede praticamente fa fare degli scontri a questi personaggi e racconta tutto in una singola foto. In due o tre. Tra l'altro, per questo all design che hai segnalato, vorrei andare da lui e fargli tipo solo una domanda, cioè senza chiedergli che ne so che fotocamera usi, che solite domande banali. Io gli vorrei fare tipo una domanda: oh, ma tu ci campi con sta roba? Cioè, proprio così, no? Perché è talmente bello quello che fa che ormai mi viene il dubbio, no? Ma lo fai per passione o veramente ci guadagni? Secondo me la prima, te lo dico. Esatto. Beh, allora, potrebbe, però non è detto, qualcosa magari ci puoi anche campare, perché se tu ci pensi, è vero, molte volte sulle confezioni ci sono poi le immagini ufficiali. Certo. Però non è detto che magari tu non possa avere
possa utilizzarle per qualcos'altro, magari un altro tipo di advertising, o esploderanno. Certo. La cosa più importante da tener conto per questo tipo di fotografia è tutta la fisica che c'è dietro, a livello di dimensioni e di distanze che ci sono tra la forma della luce, ok, uh-huh, e la scala degli action figure. È molto importante perché, certo, luce morbida, contrasto, stop, certo, di differenza tra il lato illuminato e il lato scuro valgono con gli esseri umani. Lato oscuro, esatto. Hanno una valenza per la dimensione degli esseri umani, ne hanno un'altra differente per i soggetti molto più piccoli. Quindi magari anche un softbox piccolo per un action figure può essere una super luce grande. E poi è figo perché morbida. Se fai delle foto a Buzz Lightyear, come quella bellissima che ha fatto, che si vede pinnata, semplicemente gli dici: Buzz, dai, adesso vola che ti devo fotografare. E lui ti dice: yes, arrivo. Cioè, capito? Mando spaziale. No, esatto. Esatto, così. Pazzesco. Va bene, grazie a Nicogram. Molto interessante anche questo appuntamento. E adesso è arrivato il momento più atteso della puntata. Riuscirà il nostro eroe a prendere delle redini ed un'eredità importante? Tantissima. Prima di tutto, sigla. Ralofoten, Norwegian Seafood Council con Thorfisk Ralofoten. Ah, oggi però non è Fralofoten, vero? Vero, Luca Dondforti. Luca Dondforti. Come ci si sente nei panni di Luca Dondossola a fare questo centro cultura? Bassi. Bassi maestro? Bassi. Bassi, ok. Bassi. Perfetto. Molto, mi sono messo in ginocchio per essere alla sua altezza. Alla sua altezza, cioè di lui sopra a uno scalino, a una delle scalette basse, no? Non esageriamo, non esageriamo. Bene, prego, ci faccia il suo personalissimo centro cultura. Il mio personalissimo centro cultura comincia con parlarvi di un festival molto importante, soprattutto per la città di Milano, ma non più solo per la città di Milano, un po' per tutta la Lombardia. Infatti il 14 settembre, pochi giorni fa, è iniziato ufficialmente il Photo Festival 2022. È un festival che vede coinvolte più di 150 mostre e 115 sedi espositive. Viene promosso da AIF, che è l'Associazione Italiana del Photo e Digital Imaging, con la collaborazione della Confcommercio. Ce la posso fare? Pure esatto. È una cosa molto importante, che ormai è arrivata la 17ª edizione, quindi sono tante, ormai è veramente un evento ricco di mostre che vi suggerisco di andare a vedere, e ce ne sono alcune in particolare che mi sento di segnalare perché sono molto importanti, soprattutto gli autori coinvolti, a partire dalla mostra di Elliot Erwitt, di Oliviero Toscani per i suoi 80 anni di attività, per i suoi 80 anni, e Tiziano Terziani e tante altre, insomma. Attività respiratoria. Avete tempo fino al 31 ottobre, insomma, vi potete sbizzarrire come volete in questo mese e mezzo per vedere, non so se riuscirete a vedere 150 mostre, bisogna essere bravi. Bisogna tante, non fare nient'altro. Bisogna essere Luca Dondossola. Oppure devi correre, cioè, correre da una parte all'altra per vederle, esatto, tutte. Però, appunto, come dicevo, non sono più solo dislocate su Milano. C'è anche Bergamo, c'è Varese, c'è altre sedi, adesso non me le ricordo. Che fai nella vita? Giro. Guardo mostre. Guardo mostre. Oppure cioè, veramente, appena ti timbrano il biglietto, corri. Ah, bellissime! Fico! Fatto. Dici solo per timbrare il biglietto proprio. No, timbri il biglietto. Corri magari con al collo un dispositivo in grado di registrare filmati in 4K 120 super stabilizzati. E poi rallenti tutto, così guardi con calma a casa, esatto, la mostra. O la guardi mentre, sì, guardi ma un'altra mostra. Poi dopo ci impieghi altri 6 mesi per guardarle tutte. Esatto. No, attenzione. Vabbè, questo quindi è per quanto riguarda gli eventi, insomma, che non è solo un evento, ma sono 150, milioni. Esatto, non sono 20. Sono e 150. Lo so, Luca. È faticoso così, sono 100, veramente faticoso. 104 così. Episodi.
104 episodi che sopportate queste cose. Va bene, va bene. Comunque, Photo Festival 2022, il titolo di questa edizione è Ricominciare dalle immagini, indagini sulla realtà e sguardi interiori. Passiamo invece a un altro cosa che è importante, a cui tengo particolarmente. Sì. Il libro. Sì. Che ti dirò di più? Non sarà un solo libro, ma sono ben due. Wow, vuole veramente Luca Dondossolare tanto. Sì, sì, voglio sì. Rubargli il centro cultura. Luca, a me Luca Dondossola mi dispiace. Sta già interessando molto di più di quando lo fa lui. Cioè, se ci fai caso, Luca Forti per ora non ha sbagliato una pronuncia, non ha detto vaccate. Cioè. No, ma infatti io lo sto ascoltando anche con interesse. Di solito quando c'è Luca Dondossola anche io guardo tipo il cielo. Sì, dai, parla, poi vediamo dopo. Allora, torniamo seri un attimo, ragazzi, per favore, perché vi devo parlare di William Klein, noto fotografo, che è venuto a mancare il 10 settembre, quindi mi sento di consigliarvi come libro uno dei suoi capolavori, che è New York. Un libro che non solo è importante per la qualità delle immagini che ci sono al suo interno, che raccontano la vita di New York degli anni 50, ma anche perché è un'icona grafica, è stato rivoluzionario anche dal punto di vista grafico quel libro, quindi se non ce l'avete, non siete dei fotografi, avetecelo, esatto. Ma un altro libro di Klein che mi piacerebbe oddio, mi sono sbagliato, perché sono tre i libri quindi che vi voglio consigliare. Cavolo, tre libri, perché non anche... ma perché non c'è due senza tre, esatto, e il quarto viene da sé. No, il quarto me lo tengo per la prossima volta in cui tanto non Luca. Ci sarà Luca Dondossola perché l'abbiamo licenziato. Sì, ciao Luca, è stato un piacere. Ti hanno superato come bravura, Luca. Il secondo libro di sempre di Klein, questo è anche un po' un omaggio alla mia città, perché è il libro su Roma di Klein. E quello pure è un'altra chicca che merita davvero. Insomma, questo è un omaggio a questo autore scomparso veramente pochi giorni fa. Doveroso, secondo me. Però, wow. Tu oggi hai citato un altro autore iconico della fotografia, Henri Cartier-Bresson. Esatto. Morto nel 2004. 2004, per questo esatto. Lo abbiamo citato. E quindi, esatto. E quindi come fa, chi sono io per non suggerirvi anche un libro di Henri Cartier-Bresson? Giustamente. Esatto. E vi dirò di più. Non è in realtà un libro di Henri Cartier-Bresson, è un libro su Henri Cartier-Bresson, okay. Edito da Contrasto, ed è Lo sguardo del secolo. Wow. Che oltre a raccontare la vita dell'autore attraverso le immagini, lo fa anche attraverso le parole, con una bellissima biografia. Mamma mia, wow. Mamma mia. Questo basta. È quanto. Possiamo licenziare. Parole forti. Wow. Forti. Wow. Ti prego, chiudiamo questa puntata. Esatto, esatto. È meraviglioso. No. È meraviglioso. Possiamo allora sì, votiamo Luca per Dondossola per la sigla, perché comunque è bella. Sì, perché c'è la sigla, ma è quella, va bene. Poi sì, lui ha sempre voluto fare un po' il rapper, quindi magari va bene. Lo chiamiamo ogni tanto per doppiare qualcosa, sì, perché sì, comunque è una bella voce. Però effettivamente no, Luca, io ti voglio bene, non li ascoltare. E tanto non ci starà ascoltando, perché Luca Dondossola poi arriva alla prossima puntata e dirà foto puntata 104 foto, allora foto come è andata l'altra volta, è bello, Luca Forti, ciao, buttiamo Luca, foto, comunque parla così, va bene. È vero. Grazie a tutti quanti, noi ci risentiamo la prossima settimana con la puntata 105 che vi porterà nel 2005. Tanta roba, e chissà cos'altro succederà. Insomma, cosa scopriremo. Va bene, comunque grazie a tutti e ciao ciao ciaone.